Buongiorno, sono Sofia della sezione Educational e stamattina vi presenteremo il documentario su Claudio Capone, un doppiatore che ha dei documentari, e passerò la parola ai nostri ospiti, così potranno presentarsi. Davide Pigliacelli, Claudio Capone, Davide Capone, il figlio di Claudio Capone, e Davide Perino. Prego. Ciao a tutti, buongiorno. Salve a tutti, noi siamo qui sì, per presentare questo film documentario realizzato con il regista Antonio Prochilo, che non è potuto essere qui purtroppo. E io sono Davide Pigliacelli, promotore teorico del doppiaggio, perché qui diciamo con questo film documentario poi andremo a intrecciare diversi argomenti importanti che in qualche modo ovviamente riguardano anche il doppiaggio, essendo Claudio stato un grande attore, doppiatore e speaker, e che ha fatto insomma la storia veramente della TV anche italiana. E io sono in rappresentanza del sito doppiatoriitaliani.com e quindi abbiamo collaborato a questo film. Ora qui accanto abbiamo appunto Davide Capone, figlio di Claudio, e Davide Perino, entrambi anche loro attori del doppiaggio. E giusto facciamo dire da loro qualche esempio giusto di interpretazioni così indicativamente prima della proiezione. Buongiorno, questo film è per me una sorta di viaggio nei ricordi ed è un po' per tutti, quindi credo che sia una sorta di fotografia di un periodo e di una storia particolare, e non vi dico altro, però sto scoprendo che col tempo più passa il tempo e più acquista valore dal punto di vista della fotografia del nostro lavoro, quindi è un viaggio nei ricordi molto carino, e noi, per noi che facciamo questo lavoro, ovviamente è un modo per non dimenticarci mai che cos'è questo lavoro, da dove viene, e una fotografia del passato. Quindi io lo faccio da 10 anni, documentari, cartoni, Beautiful, diversi personaggi, ho doppiato adesso delle serie per Netflix, ho doppiato Pollux in Dark, Jake in Beautiful, Wakfu, diversi anime, quindi ogni volta che lo rivedo mi si apre il cuore, e non dico altro. Io sono un loro collega e niente, io ho partecipato a questo, diciamo, cortometraggio. Ho avuto la fortuna di lavorare e conoscere Claudio, e è stato insomma un personaggio rappresentativo per me. E niente, ho avuto la fortuna di essere stato inserito qui e ne sono orgoglioso. Io, per farvi capire quali voci ho fatto, che lavorazioni ho prestato la voce, per esempio Animali Fantastici, Il Signore degli Anelli, Transformers, Star Trek, The Social Network, La Teoria del Tutto, varie anime, cartoni animati, tra cui La Bella e la Bestia quando ero piccolo, perché ho iniziato molto, molto piccino, e poi Ten-Ten, Hotel Transilvania, insomma questi sono alcuni dei titoli a cui ho lavorato. Niente, io... Passiamo alla proiezione. Sì, passiamo alla proiezione. Okay. Buona visione. Buona visione. Come è nato questo progetto? Nel senso, è stata un'idea presa in comune, oppure è venuta una persona in particolare? Ma diciamo, questo progetto è nato
alcuni anni fa, diciamo, le riprese sono del 2013-2014, perché per varie peripezie al di fuori della volontà di tutti il regista, insomma, ha diverse situazioni da seguire, diverse problematiche ci sono state, non è stato facile girarlo e poi doveva scendere da Roma, da Torino ogni volta, quindi con molta pazienza e dedizione. E diciamo che se non ci fossero stati un po' di imprevisti la lavorazione sarebbe stata di, diciamo, di un anno, considerando che tutto lavoro, cioè situazione extra lavorativa ovviamente, senza scopo di lucro, quindi tutto nei momenti dedicati al di là dei tempi di lavoro di tutti. E quindi è stata una bella fatica, però ovviamente con tanto tanto sentimento. E forse Davide, che chiaramente aveva contatti prima ancora rispetto a me con il regista Antonio Proglio, magari puoi spiegare tu, Davide, com'era nata? In realtà Antonio, il regista Proglio, mi contattò dopo che papà era mancato da un po', forse 1 o 2 anni, e perché aveva saputo della notizia in ritardo, e lui, essendo un documentarista, aveva sempre voluto, avrebbe sempre voluto girare un documentario o comunque produrre qualcosa utilizzando la voce di mio padre. E rammaricato da questa notizia, andò a cercare, a smanettare sui siti, e scoprì che io stavo lavorando a Roma in uno studio di doppiaggio, quindi provò a contattare questo studio e io ci parlai per caso, e quindi mi spiegò questa cosa e mi disse: però sai, io ho questa passione per il doppiaggio, questa, ma tu non è che hai del materiale, delle cose, perché mi piacerebbe a questo punto vedere di riuscire a creare un progetto proprio su tuo padre, perché mi incuriosisce, vorrei capire meglio. E da lì è nato tutto, sono nate delle idee, sono nati degli scambi di email, di telefonate, di materiali, in cui, come diceva Davide, appunto lui veniva, stava a Torino, quindi veniva ogni tanto giù a Roma, cercava insieme materiale, cose, lo riportava su e scartabellava tutto, cercava, fino a che non ha trovato un filo conduttore attraverso Davide Iacelli, e ha in qualche modo dato il suo punto di vista di questo ambiente da profano. Non ci lavorava, ma non ne sapeva nulla dei meccanismi interni, e quindi per lui è stata una scoperta nel girarlo proprio, quindi si sente questa cosa. Davide, tu come sei diventato invece promotore del doppiaggio? Cioè, di cosa ti occupi in particolare? Puoi spiegarcelo? Sì, diciamo, nel mio sito, come dicevo all'inizio, doppiatoriitaliani.com, diciamo, mi occupo di presentare, ci sono, ok, delle schede filmografiche, ma sono indicative, diciamo, alcuni dei personaggi più importanti dei doppiatori che seguo. Più che altro mi occupo, oltre che di pubblicizzare eventi, relativi al doppiaggio, in diretto contatto col pubblico. Ovviamente ci sono anche interviste, sia video che audio, o i video degli eventi passati, anche recentissimi ovviamente, e ci sono anche articoli di storia del doppiaggio, con poi link anche alle opere dello storico del doppiaggio più autorevole, biografo e storico, professor Gerardo Ricola, e che ha fatto delle pubblicazioni molto importanti sul doppiaggio e che si trovano tra i maggiori case del cinema in Italia e nelle biblioteche maggiori dei maggiori capoluoghi. E quindi collaboro anche con lui, e ci sono molti articoli che spiegano il doppiaggio, tutte quelle particolarità che generalmente magari l'utente in media non conosce, giustamente, essendo un settore che si fa ormai conoscere finalmente dopo, diciamo, dagli anni 30 fino agli anni 90 è stato taciuto per svariate ragioni, purtroppo, e adesso finalmente ci si ricorda di questi attori del doppiaggio, che sono veri attori, grandi attori italiani, e hanno fatto la storia del cinema anche italiano, perché il doppiaggio italiano si applicava in tutti, quasi tutti i film italiani per decenni sono stati doppiati.
anche dagli stessi attori protagonisti, ma anche spesso si prestavano le voci tra loro, addirittura i grandi attori dello schermo, e grandi maestri come Federico Fellini, e erano grandi estimatori del doppiaggio. Federico Fellini diceva: io considero il doppiaggio parte fondamentale di un film, perché mi permette a me, regista, di essere padrone dell'opera fino all'ultimo momento. Dice: mentre con la presa diretta io sono obbligato a un certo punto ad avere solo quello che ho già fatto, e se all'ultimo momento ho un'ispirazione, un colpo di genio per le battute, i dialoghi, qualcosa, non posso fare più niente. Col doppiaggio io sono padrone dell'opera fino all'ultimo istante, fino all'ultimo momento in sala di incisione. E lui dirigeva i doppiaggi spesso e volentieri di suoi film, e si divertiva anche. E quindi io consiglio anche le letture del professor Gerardo Di Cola, sono dei libri meravigliosi, ci sono sia tascabili che più enciclopedici, insomma, in base alla tematica. Anche su Anna Magnani, che è stata una grande doppiatrice oltre che attrice in video, insomma, e tantissimi personaggi. E spiego anche dal punto di vista socioculturale il doppiaggio, oltre che tecnico-artistico, socioculturale, per tante ragioni. L'importanza che ha, ad esempio, il doppiaggio per tutti gli utenti con disabilità visiva, come nel mio caso, non vedenti, ipovedenti, persone dislessiche che non possono fare affidamento al sottotitolo di una versione in audio originale, o che non possono, non siamo abituati magari a certe cose, no? Non so, un anime giapponese non è una cosa semplice da seguire, soprattutto con quella rapidità. Il sottotitolo, poi sfatiamo un mito, il sottotitolo è soltanto un compromesso, così come lo è il doppiaggio del resto, e va ad incontrare una certa utenza, che è il 90% del pubblico, perché il doppiaggio si fa in tutto il mondo, soltanto, non è soltanto in Italia, si fa in almeno altri 32 paesi, e per paesi intendo paesi anche come Cina, Russia, che prendono fette enormi del pianeta, insomma, non soltanto piccoli paesi. E alcune culture non ce l'hanno, ma perché non si sono mai trovate storicamente. Bisogna vedere anche le questioni storiche, ovviamente, che ci sono dietro ad una nazione, ad un popolo, il suo sviluppo culturale. E quindi il sottotitolo anche è un compromesso. Il sottotitolo non ti spiega la cultura di quel paese. Alcuni fanatici a volte dicono: perché va di moda? No, perché il sottotitolo è più fedele. Ma non è vero. Se tu sei un intenditore di quella lingua, allora è un altro discorso. Tu puoi capire le sfumature, ma se tu non conosci quella lingua come si deve, tu non capirai mai le sfumature. A malapena capisci forse le sfumature della tua lingua italiana, che spesso non si azzecca neanche il congiuntivo, spesso quando si parla. Quindi, diciamo, rivalorizziamo prima un po' l'italiano, anche perché, ripeto, oggi si è liberi, no, di avere l'originale quando si vuole, quindi... Quelli che dicono: ah no, io non capisco l'inglese per colpa del doppiaggio, ma non è vero, perché non studi. Se tu studi, impari. Se dopo, noi dal 2000-2001 che abbiamo i DVD con la versione originale, se dopo 18 anni di scuola, di studio a scuola, di DVD all'originale, di internet con l'accesso libero, e non hai ancora imparato l'inglese, non mi dire che è colpa del doppiaggio, perché fai una pessima figura di asineria, insomma, evidentemente non studi. Quindi trovate tantissimi spunti, insomma, in questo sito. Va bene, grazie. E Davide Perino, tu vuoi dirci invece, quindi, come la pensi? Se la pensi come lui, o da grande doppiatore in prima linea, se pensi che quindi... tu come la pensi su questo... su questa diatriba, quindi, di sottotitoli e il guardare un film in inglese... Tu in prima persona guardi anche film in lingua originale? O sostieni comunque sempre il doppiaggio? Beh, essendo di parte, così non posso non sostenere, insomma, quello che è il mio lavoro, la mia vita. Però io posso testimoniare che, non essendo mai riuscito bene a studiare l'inglese a scuola, non l'ho imparato dai film, l'ho imparato viaggiando per conto mio, e quindi comunque il film in originale sì, aiuta per l'orecchio, però comunque non è quello che te lo può insegnare, è parlare con le persone, comunque dialogare, almeno nella mia esperienza personale.
Io no, riguardo doppiati, film e serie perché, per due motivi. Primo, perché mi diverte avere a che fare con i miei colleghi, cioè persone con cui sto tutto il giorno, poi alla fine torno a casa, guardo la televisione e risento tutti i colleghi. Ti piace anche risentirti? Non tanto me quanto i miei colleghi. Io, se vado al cinema a risentire un prodotto a cui ho lavorato io, è principalmente per critica, per autocritica, per vedere dove avrei potuto studiare, come avrei, perché ho fatto così in quel punto, e magari la prossima volta tento di trovare un'altra strada, cose così, insomma, il mio studio. E in più sono leggermente dislessico, quindi non riesco a essere abbastanza veloce da seguire i sottotitoli, non ce la faccio. Quindi il doppiaggio in questo caso mi aiuta. Dici, come un dislessico, leggermente, in maniera leggera, un doppiatore? Perché quando ero a scuola era una sorta di, ai tempi miei insomma, era una sorta di tabù, quindi non erano come adesso le cose, non erano né bravi a diagnosticarlo né a seguirlo, quindi il bambino veniva semplicemente lasciato a sé e additato come svogliato o distratto o pigro. Questo era quello che mi dicevano, se non peggio. Quindi io sono cresciuto così, infatti la mia avventura scolastica è stata un po' travagliata. Potete immaginare. Al lavoro ho sviluppato una mia personale tecnica di compensazione, che si chiama così, e quindi lavoro in maniera un po' diversa dai miei colleghi, però comunque riesco a lavorare, anche se è un lavoro principalmente di letture e attoriali. Se avete anche domande voi, potete farle. Se qualcuno ha qualche domanda. Qualsiasi curiosità, siamo qui. Per quanto riguarda io intanto... Posso fare una domanda? Ah, certo. Sì, certo. Mi chiamo Giampiero Capitani e sono appassionato di cinema. E mi è venuta una cosa che non sapevo, visto i titoli di coda, che Camone è stato il doppiatore di Shelley di Sam Heston, del film di Pirlandia, di George Wells. Ecco, volevo capire come fa un doppiatore, penso in una stanza, in un sito, chiamiamolo così, a interpretare, a doppiare bene, come fa, vedendo un mondo, non Messico, California, confini tra due paesi completamente diversi, loro viaggi di nozze, vanno in un paese sottosviluppato dove c'è delinquenza, polizia corrotta, eccetera, eccetera. Quindi porsi nella realtà, nel paesaggio, chiamiamolo così, nella location, da doppiatore, e poi insieme, nel caso specifico, ad armonizzarsi con una colonna sonora stupenda, di jazz, che il film presenta. Questa è una bella domanda, che fa pensare che ovviamente tutto sia legato esclusivamente a chi dà la voce, no? E invece è bello capire che, come in un'orchestra, ovviamente ci sono tante persone che fanno in modo che il prodotto sembri qualitativamente molto vicino all'originale, no? E quindi hai l'impressione che effettivamente quello che vedi, seppur tradotto in italiano, regge e a gusto piace, no? Però ovviamente oltre a attori che prestano la voce per i protagonisti ci sono dei direttori di doppiaggio, degli assistenti al doppiaggio, dei dialoghisti, quindi c'è tutta una squadra che lavora dietro affinché la lavorazione possa essere fatta nella maniera migliore. Quindi c'è uno studio dei dialoghi, uno studio della storia, uno studio dei personaggi, c'è un direttore che coordina tutto quanto, che mette insieme tutte queste figure. I fonici ovviamente anche. Lui, per esempio, Davide è una di queste persone. Davide è più un Davide, come posso definirti ormai? Sei una figura. Forse dice un altro Davide. Teorico. A te si riferisce. Okay. Ormai sei intrecciato anche tu nel
Eh sì, nel ruolo di per la promozione, come promotore teorico del doppiaggio, sì. Il promotore teorico e fruitore, ma una figura a tutto tondo. Se posso aggiungere, come diceva Davide, siamo tre Davide. Dai quei cognomi. Allora, insomma, noi siamo un'orchestra diretta da, come tutto il resto della squadra, che è, insomma, come dicevamo, fonico, assistente, direttore. Ma noi siamo attori specializzati nella tecnica del doppiaggio, quindi siamo allenati a copiare. Questo è il nostro principale scopo. Riuscire in pochi, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione noi non è enorme, e chiusi dentro una sala di registrazione sigillata acusticamente dall'esterno, non può ricreare ovviamente quello che c'è su un set cinematografico. Quindi non abbiamo i tempi, le tempistiche che ha avuto il regista con tutta la troupe, e quindi l'ambientazione intorno. Noi possiamo solo attingere più o meno da esperienze personali, di vita o tecnica trattoriale, da quello che potrebbe essere quello che ha provato l'attore in presa diretta, e siamo abituati a riuscire a immedesimarci in pochissimi minuti, secondi, nelle scene che sono state fatte in chiave comica, drammatica, accelerazione, qualsiasi genere, e cercare di rendere esattamente quello che l'originale ha dato. Ovviamente loro hanno avuto uno tempo, noi ne abbiamo molto di meno, però dal nostro abbiamo comunque già un lavoro finito su cui lavorare, quindi il lavoro è già stato missato, c'è la colonna sonora, tutto questo ci aiuta ovviamente, come aiuterà poi il pubblico dopo di noi, ad immedesimarci dentro la storia e l'emozione che il regista inizialmente, originariamente ha tentato di dare. Questa è la nostra specializzazione, siamo abituati e allenati per questo, quindi copiare, provare e ricreare ciò che l'originale sul set è stato dato. Prego. Grazie. Prego. Quel microfono riesce ad arrivare? No, mandiamo la pubblicità. Okay, sì, certo. Siamo, posso dire altro? Allora, io avrei due domande, e una ai signori Federico e Capone: come vi siete avvicinati al mondo del doppiaggio, in particolare se il Capone è una passione che l'hanno messo suo padre, e poi volevo sapere se nel momento del doppiaggio spesso magari, non so, le tempistiche nel doppiaggio, magari quando si vanno a eseguire non corrispondono ad avviare, magari la casa è troppo lunga e troppo breve, voi se potete in qualche modo influire sul, diciamo, reparto traduzioni per modificare una scena, se capita spesso, se non capita tutto. Grazie. Tutto il tempo, tutti i giorni. Allora, la prima domanda ti dico, ho cominciato tardi perché ho avuto un primo approccio intorno ai forse 12, sì, 13 anni, quindi, però è stato traumatico, per cui sono fuggito e poi parallelamente avevo cominciato a fare teatro e quindi ci sono ricascato, nel senso che quando mi sono riavvicinato a questo mondo dopo 10 anni, l'ho visto con altri occhi e con altre, è stata tutta un'altra visione, e mi ha incuriosito, e poi ovviamente in parallelo all'attività di papà è stato, diciamo, più intuitivo e più facile capire se veramente poteva essere la mia strada, sì, oppure no. Mentre invece la seconda domanda, ti possiamo rispondere insieme, capita tutti i giorni,
Sì. Ormai cambiamo dialoghi quasi, è molto difficile non cambiarli, ecco, diciamo così. Sì, io invece ho iniziato molto 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 piccolo, avevo 2 anni e mezzo quando ho iniziato a lavorare, però ho iniziato a lavorare per il cinema, cinema, televisione, sfilate, pubblicità, documentari, ho fatto praticamente di tutto da vicino. Poi quando già ero in età avanzata, ormai ero grande, per 5-6 anni, ho iniziato con il doppiaggio. Sapevo a malapena leggere e poi la situazione non è migliorata, però comunque mi dicevano la battuta che dovevo dire, perché non ero velocissimo nella lettura, e poi mi dava l'assistente, che è quella che si occupa del movimento del labiale, poi ti dirò, mi dava il colpetto sulla spalla come sta facendo Davide adesso, e io lì dovevo attaccare a dire la battuta che mi avevano ripetuto. E così abbiamo iniziato. Il microfono ovviamente era altezza uomo, quindi dovevano mettermi vari gradini che si chiamano panchetti, che sono fatti apposta per i bambini, fino ad arrivare all'altezza giusta, il fonico sistemava il microfono, e così ho iniziato. Prima con piccole frasette, piccole cose, piano piano, perché insomma sincronizzarsi con la tecnica del, insomma, leggere il copione, sentire con la cuffia l'originale, vedere lo schermo, sincronizzarsi e tutta questa cosa, insomma, ci vuole un po' di tempo, non è facile. Se si inizia da piccoli si è più facilitati. Ma per qualsiasi cosa, quando inizi da piccolo è tutto più facile, lo sport, la musica, insomma, qualsiasi cosa. Per i movimenti delle labbra e quindi l'adattamento poi alla lingua italiana, c'è tutta una serie di passaggi prima che il prodotto arrivi in sala di registrazione con noi doppiatori. E all'inizio, quando insomma si fa la gara d'appalto, la società di doppiaggio si stabilisce, insomma, chi lavorerà al prodotto, manda subito tutto il materiale a un traduttore. Il traduttore si occupa della traduzione letterale. Poi tutto passa in mano a un adattatore che si occupa dell'adattamento alla lingua italiana di modi di dire americani che altrimenti noi non potremmo comprendere, ci sarebbero battute che noi non capiremmo, insomma, cose che non potrebbero essere colte così facilmente, vengono insomma adattate senza ovviamente stravolgere il significato originale. E in più il lavoro dell'adattatore è anche quello di riuscire ad adattare, nel vero senso della parola, le parole all'interno della frase perché coincidano, per quanto possa essere possibile, comunque due lingue diverse, che sia l'inglese, che sia il tedesco, il francese, lo spagnolo, il giapponese, comunque movimenti del viso e delle labbra diversi da quelli che sono quelli che produce un viso parlando in italiano. Quindi le labbra aprono e chiudono e noi cerchiamo di far coincidere per quanto possibile con le P, con le B, con le A, parole che possano all'incirca acchiappare, grosso modo, quel tipo di movimenti. La cosa però importante è iniziare e finire quando l'attore originale ha iniziato a finire. Questo è insomma quello che non riusciamo a fare noi millimetricamente in sala, viene poi finito e perfezionato da un'altra forma, insomma, persona, che si chiama sincronizzatore. E il sincronizzatore sistema al millimetro tutto ciò che noi non siamo riusciti a fare. E poi dopo di noi c'è il mix, cioè dopo la sincronizzazione c'è il mix e poi insomma l'uscita al cinema, la stampa delle pellicole, almeno una volta si stampano le pellicole, adesso non c'è più neanche quello, è tutto digitale. Ecco, più o meno questo sono i vari processi. Prego. Diciamo che è molto importante, quindi, quando a volte qualcuno si prende la licenza, no, a volte di fare delle critiche senza cognizione di causa, spesso nel web,
praticamente no, dice, no, ma la labiale non era perfetta in quella puntata, in quel film. Ah, se stiamo parlando di un prodotto giapponese, per esempio, non ne parliamo, perché come diceva lui, insomma, no, tra la mimica e le labiali è una cosa, è un altro mondo, è proprio un altro universo. Quindi chiaramente già bisogna fare la traduzione culturale, l'adattamento dei dialoghi, perché ovviamente oltre al labiale ci deve essere anche il modo di dire, deve corrispondere all'italiano, e corrispondere all'italiano comporta che le parole e il movimento delle labbra siano totalmente diversi, spesso e volentieri. Faticosissimo adattare, fare i dialoghi, è veramente faticosissimo. E quindi io dico sempre, quando si fanno queste critiche, a volte dico, informatevi, dico, quelli che lo fanno, insomma, dico, su cosa è questo lavoro, poi venite e fate una critica con cognizione di causa, ovviamente, perché se prima uno non si rende conto, no, perché il doppiaggio dei cartoni animati originali è perfetto, rispetto, e grazie, gli disegnano i dettagli della bocca dopo che l'attore originale ha parlato, i dettagli precisi li disegnano dopo che è stata incisa la battuta, avendo come riferimento d'immagine un pupazzetto abbastanza grossolano. E quindi è ovvio che non potrà essere identico, è impossibile, ma è ovvio che è un compromesso, ma non è che sia una novità, cioè è normale, fa parte della tecnica. Quindi un pochino un occhio su alcune cosine, no, bisogna chiuderlo, perché sennò andiamo, arriviamo all'isteria proprio ingiustificata, insomma. Comunque mi ero dimenticato di dire che sì, in sala noi possiamo ovviamente aggiustare ciò che magari l'adattatore non è riuscito a fare perfettamente. Ci sono delle scene anche comiche in sala, perché ovviamente, come si dice, la figura dell'adattatore è quella che viene più blastata sì. In assoluto, gli fischieranno le orecchie in continuazione, perché poi noi nella fretta, quando siamo lì a lavorare, insomma, ci sono dei tempi abbastanza stretti che dobbiamo rispettare per stare all'interno delle ore di turno di lavoro. Dobbiamo far entrare tot minuti di lavoro. E se l'adattamento non è perfetto, c'è un rallentamento. Se c'è un rallentamento, il fonico fatica il doppio, il doppiatore anche, perché il fonico deve incastrare le nostre frasi. Quindi noi diciamo, vabbè, senti, questa cambiamola. Diciamo così, ma se poi diciamo così, ma sentiamo l'originale, quindi si perde tempo. Però sì, ci sono anche dei momenti di panico, insomma, si ride, si scherza, si sdrammatizza, però succede di tutto in sala, praticamente. Poi un altro dettaglio che volevo evidenziare, che non è così scontato, e quando capita un attore che non è in video, che non è una cima, che non è proprio bravissimo, diciamola così, è difficile, quando sei un bravo professionista, un doppiatore bravo, è difficilissimo non risultare terribile come è terribile quell'attore magari poco bravo sullo schermo, perché se tu sei bravo devi cercare di essere, di diventare pessimo, a parte che è sconfortante, ma è veramente difficile essere pessimi quando si è bravissimi, quindi doppiare poi un attore che è un po' cane, devi essere un po' cane anche tu, altrimenti non rendi la credibilità col suo volto, con le sue espressioni, per quanto mediocri, devi diventare mediocre anche tu, quindi in quel caso anche chiaramente non può, altrimenti se tu fai un doppiaggio perfetto, migliore, dopo scolli, come si dice, dal volto di quell'attore, non sei più credibile, il doppiaggio paradossalmente viene peggio. Deve essere ovviamente conforme anche alle capacità che rende l'attore in video. Voi due invece state lavorando comunque adesso a qualche progetto che potete dirci al momento? Qualche lavorazione? Sì, quando ce le ricordiamo... Sì, nel senso, no, ce n'è una molto carina che sarei curioso di vedermi, perché da quello che so è una produzione di Ridley Scott, cioè una serie, però è streaming, quindi da quello che ho capito solo su Amazon Prime, che adesso fa, si chiama The Terror, se avete modo dovrebbe essere veramente un bel prodotto, perché tratta da un romanzo e parla della scoperta dei viaggi nei ghiacci, i
passaggio a nord-ovest, quindi è particolare. Sì, terra. Quella è una delle ultime cose che ho fatto, che sarebbe carina. Sarei curioso di rivedere. Io invece che posso dire, perché ci fanno firmare dei banchi di operatori che impediscono la divulgazione, ho lavorato a un film americano che si chiama Game Night, molto 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 carino, è un thriller comico, molto divertente, uscirà a fine mese al cinema. Poi ho lavorato a Happy Prince, che è la storia di Oscar Wilde. Che sarà tra l'altro in prima stasera, qui in anteprima a Lucca. Ah, perfetto, il doppio uno dei suoi amanti, che è lo stesso attore che facevo in Merlin, Colin Morgan. E poi ho lavorato a un film spagnolo molto divertente che non so come verrà tradotto in italiano, se Toc Toc o Doc Doc, ma insomma adorabile, molto, molto carino. Quindi se volete poi potete comunque seguirli. Per aggiungere una cosa. Prego. Grazie e buon lavoro. Grazie. 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 Io sono una delle tante doppiatrici amatoriali su YouTube, quindi sono appassionata, insomma, mi piace. E volevo chiedervi cosa consigliate per avvicinarsi a questo lavoro, a noi che sogniamo, insomma, di diventare come voi, insomma. Ormai io per 2 anni non penso che possa la carriera diventare come quella vostra, insomma, però tanti accademici che ci sono in Italia, di doppiaggio, servono, cosa consigliate? Allora, la situazione non è così facile come qualche anno fa, perché adesso gli americani impongono a tutti i vari studi di registrazione una chiusura totale, quindi ci sono, nel vero senso della parola, impronte digitali, tornelli, cioè sì. Neanche al security check dell'aeroporto adesso c'è, cioè, così una situazione così restrittiva. Per evitare la fuga di spoiler e cose. Di informazioni, spoiler, materiale, perché sono fissati con questa cosa. Fare vedere quello che ci fanno filmare. Però comunque quello che suggerisco io è comunque di iniziare dalla recitazione, che è la base di tutto. Okay. Teatro, per poi dopo specializzarsi nella tecnica del doppiaggio, che è una cosa che bisogna acquisire più tardi, dopo aver iniziato con la recitazione. Assistere sarebbe una cosa importantissima, però oggigiorno con questa chiusura di tutti gli studi diventa molto più difficile. Comunque per i corsi io consiglio sempre di fare attenzione a chi insegna, che sia un professionista del settore, che insomma che operi giornalmente nel nostro settore, perché ho sentito insomma di corsi dove ci sono persone che insegnano ma non sono effettivamente professionisti. Nostri colleghi, sono persone che hanno fatto sì dei corsi a loro volta di recitazione, di dizione, quindi hanno una dizione perfetta e possono insegnarvi quello, ma non tutto il resto, che è insomma la tecnica del doppiaggio. Noi a Firenze abbiamo Jan Sante. Jan Sante è una garanzia. Christian è adorabile, è un grande, è anche abbastanza severo, quindi è quello che ci vuole, no, è un grande professionista. Però vorrei precisare una cosa, Davide. Sì, sì. Come ricorda anche agli eventi sempre nostro amico Alessio Puccio, la voce di Harry Potter, è fondamentale, perché comunque si tratta di attori ovviamente, quindi non bisogna credere che il doppiaggio sia come dire la fase da con la quale iniziare. Il corso di doppiaggio è la fase ultima, è la specializzazione, diciamo, di un'università, per così dire. Bisogna fare prima le scuole dell'obbligo, diciamo, cioè è importante, una volta constatato che c'è effettivamente un talento, chiaramente bisogna poi farselo sentire, chiaramente constatare dagli esperti del settore, e
che lo stesso talento magari che uno può avere in teatro possa essere poi portato al leggio della sala di doppiaggio, perché la tecnica è diversa e perfino a volte, non sempre, ma a volte degli attori anche di cinema non riescono a fare buon doppiaggio perché non è la stessa identica cosa. Però la formazione teatrale è fondamentale, quindi il corso di doppiaggio è l'ultimo scoglio, quello viene dopo. Se inizi la specializzazione ti bruci le tappe. E ovviamente devi è una scommessa di vita, come le grandi scommesse artistiche di vita sono sempre del resto. Chiaramente un'accademia d'arte drammatica è molto importante, perché più arrivi preparata più ci sono possibilità. Ovviamente più si va avanti con gli anni più è difficile cominciare, perché è come fare andare a fare cioè la Formula 1, capisci? Cioè, è come la Formula 1 della recitazione il doppiaggio. Chiaramente non ci si può ovviamente improvvisare, è un po' severo ma è molto importante questo, perché chiaramente se non c'è disciplina e cognizione nelle cose non ci può essere poi ovviamente qualità al leggio, quindi è normale. Anche quelli che escono dall'accademia, il 6% riesce poi ad approdare, per un motivo semplice anche, di altro genere, cioè essendo il doppiaggio limitato fisicamente proprio di natura del mestiere, chiaramente centinaia di persone che ogni anno tentano, al di là dell'essere brave o meno, comunque il doppiaggio non ha bisogno di centinaia di voci nuove ogni anno, quindi bisogna tener conto che ci sono vari parametri da considerare. Ovviamente uno può tentare, però l'importante è che abbia la consapevolezza che è una sfida con se stessi e con una cosa non semplice, quindi, però se uno ha, insomma, se la sente, è una bella sfida, sicuramente una bella sfida. Un'altra cosa, se non c'è niente, in tutti questi doppiatori che sono in realtà Facebook star, insomma, quelli vergognosi proprio, cosa ne pensate? Ma quelli del web? Sì. Magari degli YouTube. Ma no, non sono... Se in viaggia fanno dei doppiaggi propriosi. Ma diciamo che questi sì, tra youtuber, influencer e quant'altro, vabbè, se c'è una persona che effettivamente ha il talento, ma veramente perché ha studiato anche e si vuole far conoscere nel web, va bene, ci sono tanti modi di comunicare e farsi notare, però che purtroppo si parte spesso magari solo dal web, perché è più facile per un discorso di visibilità proprio numerica, fisica, di utenza, e poi magari no, sai cosa, gli americani vogliono i talent, no? Però non si rendono conto che noi non abbiamo il concetto di talent come hanno loro, è una situazione culturale diversa la nostra, però non lo capiscono e chiedono, a volte alcuni direttori sono in difficoltà perché più di un tot numero di persone non ce ne sono di veri talent, più di un tot numero, poi li richiami perché sono quelli bravi, cioè una certa, non si possono chiaramente improvvisare. Poi dipende sempre con che intenzione viene fatto a modi parodia, una cosa in chiave comica, insomma presa in giro, come hanno fatto la presa in giro del Signore degli Anelli, quello va bene. Ah, quello sì. È una cosa scherza. No, sì, ma per arrivare a professioni tipo come fate voi. Ah, no, no. No, la metto sul di Disney perché di solito... Ah, ma tu ti riferisci ai talent? Sì, io mi riferisco proprio a professionisti come, cioè, gente che si scambia per professionisti come voi, che sono in realtà talent, ma vengono ingaggiati, ma fanno dei doppiaggi. No, io non dico quelli amatoriali. Ah, no, youtuber. Ah, ok. Okay. Anche, cioè, io ora metto tutti quella è... Quella purtroppo è una scelta commerciale, perché la distribuzione pensa che così fa più sbiglietta, meglio al botteghino, perché dice c'è il nome, beh, ti pare che la gente non vorrà andare a vedere extra invogliatissima, però poi si accorge che c'è una differenza in sala, perché c'è ovviamente, poi ci sono comunque dei geni del settore dello spettacolo, faccio degli esempi, che ne so, Giancarlo Magalli, Frizzi, Enrico Papi, che purtroppo abbiamo perso da poco, io ho adorato Amanda Lear nelle Incredibili, per esempio, cioè ci sono queste persone che sono naturalmente dotate e quindi se trasportate in sala riescono, sono complete, sanno recitare, sanno cantare, sono degli attori, sono dei showman e riescono in sala a rendere.
ma quando non è così e vengono catapultati in questa sala di registrazione senza sapere perché gli dicono guarda, non ti preoccupare, tanto c'è un direttore, c'è sta la squadra intera, ti mettono là, ti danno una mano e vedrai che comunque va bene. E quelli dicono vabbè, ok, dai, no, mettiamo, sì, ti dicono mettiamo così, il nome tuo, facciamo dai, così, le strozzatine che fanno su Facebook, no, i video, no, e ci avevano per cazzare quelle cose, ti dico, cioè, la verità, cioè, lo so, anche magari nei vostri confronti non è proprio, non è carino, non è carino, cioè, però se no io ti parlavo di loro, quando per esempio c'è qualcuno che non sa recitare benissimo in una cosa italiana, chiamano noi doppiatori a porre rimedio, quindi, però quando si tratta di roba commerciale, economica, è il nome, quindi il famoso tal dei tali, sicuramente al pubblico piacerà, lì non guarda in faccia nessuno, quindi il fatto è che noi siamo, come dicevamo prima, un'orchestra. Se tu al centro dell'orchestra metti davanti un primo violino, un pianista, che suona più o meno quella melodia ma su un'altra tonalità, sensazione è che ci sia uno scollamento, la gente si distrae. Se la gente si distrae, rompi la magia del doppiaggio, che dovrebbe passare così senza che la gente se ne accorga. La gente dovrebbe godere del film, delle cose, senza pensare al fatto che quel prodotto sia stato doppiato. Quella è la vera magia del doppiaggio. Se tu la rompi, lei è una crepa, la gente si distrae, fa più caso a quello, fa più caso a quell'altro, crei un danno a effetto domino che danneggia tutto, non solo il talent che è stato chiamato, ma danneggia anche il resto della lavorazione. Però purtroppo succede e noi non ci possiamo fare assolutamente. Ti spiegavo che come sono le dinamiche e quello che succede. La distribuzione, scelte dai piani alti. Però io dico che il pubblico può fare tanto in questo, perché il pubblico, quando non è d'accordo con certe scelte, io dico, insomma, è una bella cosa quando magari evita certi prodotti per far sì che un po' la tendenza possa cambiare e tornare magari a far fare a chi lo sa fare questo lavoro, insomma, diciamo, e i talent magari che sono davvero, davvero bravi, come già quelli che abbiamo citato, insomma, sicuramente il pubblico può fare tanto, perché il pubblico è fondamentale, con le tendenze che può portare con la sua, no, approvazione o meno, può davvero dare una mano nel rapporto, diciamo, di amore col cinema e con il doppiaggio, anche perché parliamo, ripeto, di veri attori sul serio, sappiate che nel web trovate anche, tra video e articoli, cioè la Presidenza della Repubblica ha riconosciuto per due volte al mondo del doppiaggio le medaglie del Capo dello Stato, consegnate nel 2014, c'è un video su YouTube con Pino Insegno che presenta l'evento, c'è anche il Ministro dell'Istruzione, che consegnano queste medaglie proprio per il valore culturale e artistico, e il Capo dello Stato in una lettera lo scorso novembre ha rinnovato questa stima definendo il doppiaggio eccellenza culturale. Quindi. Va bene, allora dobbiamo salutare Davide Capuone che deve scappare. Abbiamo un turno a Roma e quindi purtroppo dobbiamo stare in tempo, altrimenti come al solito, quindi i tempi stretti. Il traffico di Roma. Esatto. Ringraziamo per essere venuto. Grazie. Ringraziamo tutti, Davide Perino, Davide Pugliacelli. Grazie a voi per le domande che ci avete fatto e per...